Sappiamo che tutti i corpi strofinati opportunamente con altri corpi di natura diversa si elettrizzano. Che vuol dire? Che un corpo sottrae all'altro degli elettroni e si carica negativamente, e l'altro che ha ceduto elettroni si carica positivamente. Chiaramente per ciascun corpo occorre scegliere il corpo opportuno che possa elettrizzarlo. Così le banite, i corpi di plastica resinosi si elettrizzano facilmente usando la lana, un panno di lana, mentre il vetro si elettrizza se viene strofinato con un panno che è costituito principalmente da seta. Ora, questo avviene per tutti i corpi, nessuno escluso, anche i metalli, soltanto non ce ne accorgiamo perché essi, essendo conduttori, disperdono poi nella massa del corpo le loro cariche, e quindi queste non si manifestano nella zona in cui quel metallo è stato strofinato. Ecco, adesso io cercherò di elettrizzare questo bicchiere di plastica, che in questo momento è neutro, con un altro materiale che sia ugualmente neutro. Come vedete, il bicchiere elettrizzato attrae dei pezzettini di carta molto leggeri. L'elettrizzazione diventa più evidente se noi utilizziamo questo attrezzo che è chiamato elettroscopio. Ma che cosa è successo? Attraverso lo strofinio i due corpi, il bicchiere di plastica e i miei capelli, che inizialmente erano in uno stato neutro, si sono elettrizzati e praticamente le molecole superficiali dei miei capelli hanno ceduto degli elettroni al bicchiere di plastica, che si è caricato negativamente, e i capelli a loro volta si sono caricati positivamente perché hanno perso degli elettroni. E se proviamo tutto questo con un sottile flusso di acqua, che cosa succede? E adesso vediamo che cosa è successo. L'acqua potabile è considerata elettricamente neutra, ma in effetti non è proprio così, poiché al proprio interno vi sono, seppure in piccole quantità, degli ioni derivanti dai sali minerali che essa ha sciolto lungo il suo percorso a contatto con il terreno e con le rocce. Ed è appunto nella loro presenza la spiegazione di questo fenomeno. Infatti, gli ioni positivi subiscono l'attrazione del bicchiere carico negativamente, e ciò determina la deviazione del flusso